per un errore tipografico si è ritrovato accusato di una cosa non vera. Che cosa è successo? Beh, dobbiamo dire che è stata fatta una contestazione con troppa leggerezza. Cioè, noi produciamo questo pane certificato, ma lo produciamo ad Altamura, quindi a Gioia del Colle non si può produrre il pane DOP. Però a Gioia del Colle viene venduto il pane DOP, prodotto ad Altamura, come si evince da questo bollino, che noi obbligatoriamente apponiamo su ogni pezzo di pane prima della cottura, e dove si legge pane di Altamura DOP prodotto dal panificio Barile SRL via Matera 184 Altamura. L'anomalia dove è nata? È nata nella produzione delle shopper da trasporto di questo pane, che involontariamente la tipografia ha sbagliato. Invece di scrivere pane di Altamura DOP venduta a Gioia del Colle, ha scritto pane di Altamura DOP di Gioia del Colle. Sequestrate 17.000 pezzi di pane, invece sono state sequestrate 17.000 buste di plastica, cioè shopper da trasporto, non buste di plastica che confezionano il prodotto, ma buste di shopper che non hanno nulla a che vedere con il prodotto. Per uno strano gioco del destino, lei, che è la persona per cui dobbiamo il DOP sul pane di Altamura, è stato oggetto di questo malinteso. Ma non lo dico per spirito di grandezza, ma lo riconoscono tutti, ma non solo ad Altamura, ma in tutto il mondo, perché questo pane mi ha dato la possibilità di girare il mondo, quindi da San Pietroburgo a New York, a Tokyo, a Singapore, a Toronto, a San Francisco, abbiamo portato il nostro messaggio di un pane veramente buono, un pane salutare. Dal punto di vista giudiziario, adesso come state agendo? Provvederemo a chiedere l'archiviazione dei reati contestati e con la distruzione di quelle che sono poi le buste che sono state sequestrate, che recano la falsa indicazione pane DOP di Gioia del Colle, proprio perché si è trattato di un errore tipografico e l'azienda non ha alcun problema nella distruzione delle buste. Contro il corpo forestale invece intendete sporgere querela? No, perché sostanzialmente loro hanno fatto esclusivamente un sequestro delle buste e l'azienda ha riconosciuto un errore nelle buste.